Buongiorno e buona domenica, la 27ª del tempo ordinario. Mentre ci apprestiamo ad ascoltare il Vangelo e a farci nutrire dalla parola che Gesù consegna ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo nella Palestina di 2000 anni fa, non possiamo che soffrire e pregare per quanto sta accadendo anche oggi nella terra che è stata di Gesù. Per questa ennesima guerra, che è parabola di tutte le guerre del mondo che ancora rendono la vita così triste quando tra uomini e donne non ci si ama e ci si uccide a vicenda. Una preghiera accorata che raggiunge anche il cuore, appunto, del Vangelo che ci viene consegnato, il capitolo 21 di Matteo, versetti dal 33 al 43. È una parabola che Gesù racconta. La parabola che più di ogni altra può essere considerata in analogia con quello che accadrà a Gesù stesso, condannato a morte e ucciso da coloro che non hanno saputo accogliere la sua parola di salvezza. La parabola narra di un uomo che, avendo piantato una vigna in un terreno, la consegna a degli affittuari. E quando è arrivato il tempo di raccoglierne i frutti, manda i suoi servi a chiedere quanto dovuto ai contadini, ma essi li rifiutano, li bastonano, addirittura li uccidono, fino al punto da arrivare a uccidere anche il figlio stesso del padrone quando viene mandato a ritirare i frutti dovuti. Egli, che è l'erede, viene ammazzato pensando di rubargli in questo modo l'eredità. Una parabola dunque che rimanda direttamente alla sorte dei profeti di Israele, indicati come servi di Dio, mandati a richiamare il popolo alla responsabilità di custodire i frutti del regno che il Signore gli ha consegnato come primizia, e ancor più quel figlio che è Gesù stesso, che verrà cacciato fuori dalla città di Gerusalemme e crocifisso, nella idea che in questo modo si difende l'interesse di Dio stesso, senza rendersi conto che invece uccidendo l'erede si perde proprio l'eredità, perché l'eredità che Dio consegna ai suoi figli, a coloro che ha chiamato a servire nella sua vigna, è la responsabilità stessa di portare insieme il dono della grazia, della vita, che è per tutti e non solo per alcuni. Interessante vedere la reazione violenta degli ascoltatori di Gesù che considerano giusto far morire i malvagi contadini della parabola senza accorgersi che stanno parlando di se stessi. La logica di Gesù però è diversa. A lui ciò che preoccupa, come a Dio stesso, non è tanto di far fuori coloro che non sono fedeli al mandato ricevuto, quanto piuttosto di recuperare sempre qualcosa di buono anche laddove sembra essere tutto perso. E così la citazione delle scritture viene in aiuto di Gesù stesso. La pietra scartata dai costruttori diventa pietra d'angolo, e questa è la meraviglia che compie il Signore. Cioè, laddove ci può sembrare che ci sia soltanto smarrimento, distruzione, tradimento della bontà del Signore, il Signore stesso interviene ancora e da tutto questo, da queste pietre di scarto, fa ripartire una speranza, un germoglio, una nuova costruzione perché ci sia pace, perché il regno di Dio possa venire e instaurarsi in questo mondo. Ecco allora la decisione di far sua di nuovo quella vigna da consegnare a un nuovo popolo, che non è tanto una nuova etnia o una nuova nazione o un nuovo confine, ma è piuttosto il popolo di tutti coloro che, credendo nell'amore di Dio, si impegnano a loro volta a esserne costruttori, testimoni, divulgatori. Il popolo che trova quindi nella Chiesa il primo germoglio, punto di partenza, la nuova pietra piantata nelle fondamenta e che però attinge alla bontà di ogni nazione, di ogni realtà umana, di ogni altro popolo per distribuire sempre di più spazi di misericordia, di pace, di riconciliazione. Siamo più che mai invitati in questa domenica a sentirci responsabili di questo impegno di fraternità universale, di far sì che quella pietra scartata che Gesù stesso
quel crocifisso che è risorto diventi motivo di speranza ancora, instancabilmente, sebbene sembri che la violenza venga a prevalere ulteriormente in questo nostro mondo ferito. Siamo invitati a riconoscerci fra i servi che hanno a custodia la vigna, ma riconoscendo che l'eredità della vigna non è tanto un possesso, un dominio, quanto quella stessa fraternità che il Figlio di Dio ci ha voluto consegnare e condividere. Siamo invitati a essere davvero un popolo rivoluzionario, perché anche dentro il dolore e pagando pure di persona, sa mettere la pace e la fratellanza al primo posto sopra ogni altra cosa. Buona domenica.